fuoco si è spento e non si è più riacceso. Io non ho veramente parole. Adesso la situazione è questa, sono praticamente bloccato. Bentornati sul mio canale. Oggi piccolo cambio di programma perché inizialmente avrei voluto continuare l'esplorazione del boss del video dell'altra volta, tuttavia stamattina ho visto su Google Maps un posto nuovo molto interessante e ho deciso quindi di cambiare programma e di venirlo ad esplorare. Ovviamente queste zone nuove non le ho mai visitate e quindi vediamo un po' di andarle a vedere insieme. Non è fatto per navigare, ma lui non lo sa e naviga comunque. Bene, questa zona direi che l'ho esplorata praticamente tutta. Come vi dicevo ragazzi, stamattina ho cambiato idea guardando Google Maps e la motivazione è principalmente questa, perché ho visto dal satellite una sorta di pistino abbandonato e ho deciso di venirci a dare un'occhiata. Dire abbandonato è dire poco, perché si vede che è parecchio che non viene battuto. Infatti in alcune zone l'erba è altissima e non si capisce neanche dove bisogna andare, tipo qua. No, devo dire che è abbastanza divertente. Purtroppo, vi dicevo, l'erba alta non aiuta affatto. Peccato, perché se venisse ripulito sarebbe da divertirsi. Super sbandata dovuta all'erba che è talmente alta che mi fa sbandare il l'avantreno. Se avessi un bel decespugliatore. Questa era una curva, ok. Costante di fango fa sì che la carena si mantenga lucida e pulita.
bene, carino questo pistino, peccato sotto d'abbandono. Vabbè, proseguiamo nel nostro giro. Ho visto un altro posticino che merita di essere visitato. Raga, questo sì che è un guado. Allora, questa è una chiusa abbastanza famosa della mia zona. So che viene attraversata spesso dai trattori e qualche fuoristrada. Purtroppo, come vi dicevo prima, ha piovuto molto in questi giorni e mi sembra che la corrente sia abbastanza fortina, perché qua non è il problema tanto l'altezza dell'acqua, ma bensì la corrente, che nelle zone in cui appunto l'acqua è particolarmente bassa diventa forte e ho paura che trascini un po' il quad. Proviamo a farne un pezzettino, vediamo un po' com'è la situazione. Vedete, l'acqua in realtà è bassissima, però la corrente è veramente forte. Effettivamente sento che mi sposta parecchio il quad. Se ti si dovesse spegnere il motore qua in mezzo, veramente è un disastro. Soprattutto quella zona lì più avanti è un po' critica, perché la corrente lì è veramente veloce. Onestamente non me la sento proprio di proseguire, anche perché come al solito sono sempre da solo. Ragazzi, piccolo aggiornamento, stavo tornando a casa dal giro che avete visto nel video e purtroppo improvvisamente durante una frenata per entrare in una rotonda, quindi un banalissimo rallentamento, il quad si è spento e non si è più riacceso. Io non ho veramente parole. Adesso la situazione è questa, sono praticamente bloccato per fortuna su una statale, quindi non sono isolato, posso chiamare benissimo un carro attrezzo e farmi venire a prendere. Però veramente incredibile, perché l'ho appena portato dal meccanico a far aggiustare per il problema al carburatore e adesso non riparte più. La benzina c'è, stava andando benissimo, non capisco quale sia il problema. Di insistere, un po' che provo a farlo ripartire. Sono un po' demoralizzato perché l'ho appena portato a aggiustare e, insomma, questo è il risultato. Tempo un giro, avrò fatto penso 200 km al massimo tra il giro precedente e questo, e sono di nuovo a piedi e questa volta non riparte proprio. Adesso chiamerò il carro attrezzi, vedrò un po' di aspettare.
acquistarlo.